Tra le novità più discusse del nuovo codice dei contratti pubblici ci sono le modifiche alla figura del RUP, che dal responsabile unico di procedimento ex articolo 31 del decreto legislativo 50/2016 diventa responsabile unico di progetto. Finalmente il procedimento amministrativo, che contempla dentro di sé una prefigurazione progettuale. Ogni volta sembrava in Italia che si dovesse ricominciare da capo. Ogni volta c'erano sorprese che colpivano e affondavano il decisore pubblico. Adesso, con la responsabilità unica di progetto e di procedimento, il funzionario è invitato, io dico è costretto, a pensare progetto e non solo a fare ogni volta colui il quale si fa colpire e meravigliare dal fatto nuovo. Il ruolo di RUP è ora assimilabile a quello di un project manager, il motore che dà l'impulso all'intervento pubblico nel suo complesso e ne tiene le fila. Bisogna fare di tutto, anche eventuali ulteriori modifiche legislative da parte del governo, per dare un maggior peso e una maggiore qualifica di importanza a queste figure che gestiscono appalti fondamentali. E se pensiamo tutta la massa finanziaria che sarà messa in campo ed è stata già messa in campo per il PNRR, capiamo quanto può essere importante e determinante la figura del RUP. Insomma, si sbaglierà meno, almeno questo è l'auspicio, soprattutto perché in ballo c'è il denaro pubblico. Va da sé che dare rilevanza al responsabile unico del progetto che lavora all'interno delle stazioni appaltanti è assolutamente necessario, vista anche la rilevanza dei fondi che sfiorano a livello di gestione 300 miliardi di euro di contratti. Avete pensato anche addirittura ad una patente del responsabile unico del progetto? La proposta di patente del RUP è stata illustrata abbondantemente nel congresso nazionale che abbiamo avuto il 6 e 7 ottobre a Roma e oggi già sul tavolo della Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri competenti per materia. Si tratta di una proposta molto semplice, significa dare la licenza di guidare le gare d'appalto a chi le guida, significa controllare che effettivamente le persone siano capaci di gestire procedure di affidamento che in alcuni casi possono essere molto semplici come l'acquisto di cancelleria, in altri casi invece molto più complesse.